Lo riconoscete questo posto? Se siete stati attenti ai miei video lo riconoscete. Sono tornato qua. Mangia punto dappertutto, ma non punto anche stavolta. Anche la volta scorsa. E vai, bella, è già bella fluida. Ciao ragazzi, benvenuti al canale a tutti. Allora, sono tornato in quel posto dove ho fatto un video che è diventato praticamente virale perché ha 130.000 visualizzazioni in pochi giorni. Intanto vi aggiorno su un po' di cose. Allora, ha venduto un Alfa Romeo 75, quella turbo, la rossa. E intanto vi ringrazio per questo, grandissimi. E poi ha tanti contatti per tante trattative di diverse auto. Io spero che vadano in porto, perché se si può aiutare una persona e se si può creare il contatto affinché chi è interessato nel comprarla sia contento di quello che ho fatto vedere io, allora sono veramente contento. Qui non c'è lucro, non c'è guadagno, ve lo dico già, nessuno mi paga per questo, è passione pura e a me va bene così, mi diverte così la cosa. E ormai siamo diventati amici, mi fanno provare quello che voglio. Vi faccio vedere che cosa guido oggi. Eccola qua, BMW Z3 1.9 benzina, 140 cavalli del 1998. Non vedevo l'ora di provarla questa, perché sta iniziando a diventare un'auto interessante. Continuano a uscire nuovi modelli di Z4 sempre più tecnologici, ma questa conserva una sua purezza perché ha cambio manuale, è una di quelle macchine, diciamo, tra le ultime analogiche che sono rimaste di fine anni 90. Ragazzi, se vi interessa la BMW Z3, vi metto in descrizione i dati dell'officina come la volta scorsa, quindi solo a chi è veramente interessato a comprarla, sono sicuro che l'accordo lo troverete, fate il mio nome che sicuramente una formula si trova. L'auto è veramente in ottime condizioni, ha soltanto 120.000 km, sono veramente pochi per una macchina del 98. Allora, intanto iniziamo dal colore, che è un bellissimo blu, veramente bello, la valorizza molto. Gli interni sono color senape, per intenderci. Cerchio 16, ha 5 razze, sembra una manta, no? Ha un piccolo segnetto qua, purtroppo mi hanno raccontato che c'è finito addosso uno dei tanti motori che tengono nell'officina, però è facilmente sistemabile. La vernice è tenuta perfettamente bene, perché infatti lui la tiene coperta dentro nel capannone, e direi che si vede perché è veramente lucida. Il soft top è nuovo e si vede perché non ha nessun segno di piegatura. Guardate che bello il trasparente, lucidissimo, è in ottime condizioni la macchina. Allora, gli interni sono buoni perché, come potete vedere, il volante è in ottimo stato. I sedili hanno bisogno di essere un attimo curati, ma cose semplici per essere ripresi, sono gestibili. La plancia è in ottimo stato anche nella parte superiore. No, globalmente, ragazzi, stiamo parlando di una macchina che ha più di 21 anni, quindi direi che ci siamo. Andiamo a fare la prova su strada, vai!
mangia, punto dappertutto, ma non punto anche stavolta, anche la volta scorsa. E vai, bella, è già bella fluida. Allora ragazzi, vi parlo un po' della guida di questa Z3. È veramente ben piantata, la messa in strada è eccezionale, il motore lo sento fluido e calcolate che da un po' che non si guida e quindi pensavo fosse un po' ruvido, e invece no, il cambio ha le marce corte, bellissimo, anche la leva è corta, ma soprattutto gli innesti sono corti. È proprio una tipica BMW fine anni 90. Voi sapete che io la BMW l'adoro, ne ho avute diverse, però si guida veramente bene, lo sterzo è preciso, preciso, la pesatura buona. Sentiamo un attimo il sound. Bella, bella, riprende bene. Poi adesso c'è il clima ideale per guidarla, perché 23-24 gradi col sole ventilato, è il suo periodo dell'anno dove è eccezionale da guidare. Anche le asperità dell'asfalto le ammortizza bene, non ha un assetto rigidissimo, ma è giusto, equilibratissima, guida da Dio, veramente. Ma guarda, non servono neanche dei cavalli in più, è già divertente così. Per il traffico di oggi, sì, è il meglio che si può 140 avere. Cavalli su un peso ragionevole, perché non è pesante, la sento agile, non l'ho provata ancora in delle rotonde, in curva, ma non la sento pesante, è vero, è vero, si guida da Dio, si guida da Dio, sono con un filo di gas in quarta, ma senti che bella, senti sound, ma la marmita è originale? Sì, sì. Ah, bellissima, senti pieno, a 2300 giri ha un sound bello rotondo, sentite che roba, 2005, perfetta, perfetta, sembra che è stata cambiata la marmita, no, no, bellissima, ah, non me lo aspettavo sto sound su 1900, è un 1900, no, mi ha sì, detto Mirko, sì, eccezionale, ma la coppia spalmata riprende già da 1700-1800 giri. In terza con un filino di gas esci fuori, senti che roba, in terza senza scalare a 1300 giri ti tiene anche la quinta, quindi a coppia, sì, eh? Certo, a coppia, certo. No, ma non è turbo, è aspirata, 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 certo. Non pensavo, vedi tu che bella che è, ragazzi, questa ve la consiglio, eh? Se c'è qualcuno che è interessato, io uno squillo gliela farei per questa Z3. Adesso non lo so, ma sarà da 0 a 100 in 8, 8 e 2, ma sembra, no, ma poi meglio. È... Wow! È stata tenuta bene. Yuhu! Fantastica! Fammi sentire la seconda, aspetta. Tanto siamo tranquilli. 2002, siamo in coppia. Bellissima! Il sound è coinvolgente, ti fa divertire. Bello, questo cambio è fantastico, è precisissimo, è gommato negli inserimenti, ma ragazzi, ho tante cose da farvi vedere di questa officina, seguiranno diversi video, seguitemi. Piedi elettronica accese zero, quindi a posto, poco niente, galleggiante, si inceppa, sì, vabbè, ma un attimo, fai il pieno, poi gli metti un prodottino che uso anch'io che pulisce bene e si sblocca il galleggiante. Però non me l'aspettavo così compatta, non ha un cigolio, no, è proprio bella compatta, sì. Assemblata bene, assemblata bene. No, non è sciupata, non è cotta dal sole, non è sfruttata. Sì. 120.000 km, ma scherzi, ha 21 anni, preciso lo sterzo, non ha gioco, no. Non ha gioco, sembra quello di una Boxster, io l'ho avuta e lo so che è bello diretto, è perfetto, uguale, guarda, si muove subito. La frizione è pesata perfetta, stacca bassa tra l'altro, quindi è a posto la frizione, sì. Non slitta, non stacca alta, buono. Vedi, questo è il motivo per cui non servono macchine con 50.000 cavalli per divertirsi. Quando il pacchetto è buono, infatti, il pacchetto è buono, ma basta. È più una tortura che un divertimento. Ma questa è anche, ti fa vivere bene anche un viaggetto, non è bella. Promossa!
ragazzi. Allora ragazzi, per oggi è tutto, ma seguitemi perché ho diverse altre prove su strada da fare. Loro si sono rivelati disponibilissimi e sono contento che una macchina l'abbiano già venduta. Per chi ancora non è iscritto al canale, cliccate sotto iscriviti e la campanella di fianco, così vi arrivano le notifiche dei miei video. Sto cercando di caricarne tanti, di fare dei miracoli per voi. Siamo diventati veramente tanti. Un saluto da Dave, alla prossima!